al porto di Bari, la giornata comincia con i controlli dei prodotti ittici di importazione. L'acqua che cade dai camion segnala la presenza di merce fresca o congelata all'interno. Poi dal porto ci si trasferisce nell'entroterra, dove ci sono i magazzini che conservano prodotti nazionali ed esteri. Risultati buoni, non abbiamo riscontrato infrazioni. Di solito in questi casi riscontriamo infrazioni di carattere amministrativo, che possono essere quelli su tracciabilità, eventuali infrazioni di carattere penale, che possono essere frodi commerciali relative alla sostituzione di specie di prodotto ittico. In questo periodo le violazioni più comuni riguardano proprio la tracciabilità e la non corretta etichettatura dei prodotti ittici che vengono distribuiti sul mercato. Quando vado in pescheria, a cosa devo stare attento? Soprattutto la corretta etichettatura del prodotto ittico esposto al consumatore finale. Questa di Bari è solo una tessera di un mosaico di circa 9.000 ispezioni disposte dalla Guardia Costiera per l'operazione Senza Traccia per la tutela dei prodotti ittici in questo periodo di festività. Operazione che ha portato a più di 634 sanzioni per oltre 1 milione di euro e 90.000 chili di prodotti ittici sequestrati.